il nome del tuo progetto, lascio la parola a Simone. Sì, se posso introdurre velocissimamente, perché poi parlerà Matteo, il lavoro che ho fatto nasce da entusiasmo, da rispetto, ed è un lavoro che non sembra un lavoro politico, perché l'entusiasmo è quello che lui ha messo nella produzione, quindi sempre con grande curiosità e slancio. Il rispetto è il rispetto per quello che è una storia della terra che abita, e questo porta con sé anche il dolore per quello che lui ha voluto evidenziare, testimoniare con queste fotografie, non ci sono racconto. E dico che è un lavoro anche politico, perché con questa testimonianza è implicito anche un suggerimento a voler prendere delle decisioni di lungo termine per cercare di recuperare quanto è stato devastato nell'ultimo mezzo secolo nel territorio della Brianza. Quindi non è solo una documentazione così estetica o che dire formale del territorio, ma lui è andato proprio a cercare i punti di vista più devastati di dove si sovrappongono a casaccio degli stili e dei modi di costruire il territorio. Va detto che purtroppo la cosa triste è che lui vuole fare il fotografo da grande, poi vedremo, ma non sto scherzando, perché è una professione sempre più dura e che insomma, vuole una motivazione. Se c'è il fuoco sacro della fotografia, bisogna farlo. Se non c'è il fuoco sacro, forse è meglio anche apprendere. E lui ha fatto il lavoro fotografico dalla Z, nel senso dalla scelta dei formati allo sviluppo delle pellicole, alla stampa della fotografia, alla scansione, all'impaginazione, proprio c'è stata una filiera fotografica completa che ha gestito in autonomia. E vabbè, poi racconterà Matteo il libro a cui si è riferito e tutte le motivazioni varie. Ringrazio il professor Presidente per l'introduzione. E, bene, iniziamo allora. Famiglia di Antei è un progetto che si propone di raccontare tramite una serie fotografica il mutamento del paesaggio urbano e non all'interno della Brianza, del territorio brianzolo. Questa scelta è dettata dal fatto che sono interessato e affascinato da tutti quei luoghi che all'interno del posto in cui vengono posti, aiutano a orientarsi poeticamente e a identificarsi con associazioni, idee e sentimenti al proprio paesaggio, al luogo in cui si sta. E, tuttavia, queste tipologie di paesaggio vengono molto spesso devalorizzate e deturpate, oserei dire, da pratiche sul territorio individualistiche e molto spesso da una progettazione urbana poco chiara e che lascia, a desiderare molto spesso. Il mio desiderio quindi è di mostrare questi paesaggi molto spesso al limite e di cercare di spronare delle nuove attente riflessioni nel rapporto con essi, dalle persone che li abitano, ma anche da chi gestisce effettivamente il territorio. Affiancato a questo mio obiettivo sta, come diceva questo presente, la mia affascinazione verso lo strumento fotografico come metodo di racconto e di indagine, proprio per indagare e scoprire anche nuove cose. È un mezzo fotografico che va a influenzare sulla memoria collettiva delle persone tramite il personale bagaglio di esperienze e di fatti
del fotografo, come dice anche Robert Adams in questa citazione che sto pubblicando, e che tramite proprio la sensibilità del fotografo può lasciare, cioè può mostrare cose di questo mondo che vengono ignorate, lasciate a se stesse, in questo caso nella mia fotografia del paesaggio. L'importante è, secondo me, citarle, cioè, perché mi sono confrontato con la fotografia del luogo, tutta quella fotografia che viene definita così da Roberta Valtorta, che si va a sviluppare all'inizio degli anni 70 e 80 e poi in seguito negli anni 80, con fotografie del calibro come già Adams citato, Louis Boltz e più vicini all'esperienza italiana come Gigliel, Giuseppe Giovanni Chiaromonte e Guido Guidi, solo per dire alcuni nomi. E questi fotografi iniziavano allora a documentare l'inizio della perdita del rapporto tra le persone e il proprio habitat. È importante sottolineare la posizione di Louis Boltz, qui citata, che porta con sé la rassegnazione davanti a un paesaggio che è presagio di un futuro alienante in cui l'uomo non si riuscirà più a identificare, come dicevo prima. Davanti a questa posizione di Boltz, credo che già altri fotografi, già prima citati di Ghirli o Chiaramonte, si ponevano davanti al paesaggio non tanto come una rassegnazione di quello che questo futuro dava al paesaggio, ma stimolare le persone che abitano in primis quei luoghi ad avere una nuova relazione con questi spazi. E io mi rispecchio molto in questa metodologia rispetto a quella più apocalittica, diciamo così, di Boltz. E quindi mi pongo in confronto e in contrasto per mostrare un'altra maniera di guardare questi spazi. Ho parlato di luoghi. Che cosa intendo per luoghi? Io intendo tutti quei luoghi, tutti quegli spazi che all'interno del paesaggio che dicevo prima aiutano ad avere esperienze concrete che perché l'uomo ha bisogno effettivamente, di sentire una coscienza di sé all'interno del paesaggio, come dice qua Cagliari in questa citazione che stavo portando. Ma come si fa ad avere coscienza di sé in un luogo che è esterno a se stesso? Proprio vivendo, continuando a domandarsi all'interno dello spazio come poter interagire con esso, conquistarlo, come dice Peretti. È fondamentale a questo punto citare un'altra citazione che vedo qua, che vi leggerò per intero perché è molto interessante. In realtà questa città sarebbe brutta, ma il sole dà nuova vita alla zona industriale, le dona dolcezza. Gli alberi, come per magia, sono cresciuti sul ciglio della strada. Questo breve estratto è tratto dal tema di Giulio Buffon, che nel 1996, a 8 anni, scriveva questo pensiero. È interessante, secondo me è fondamentale, perché mostra proprio quel metodo non rassegnato di stare davanti a uno spazio che esteticamente, magari, come dice lei, è brutto, sarebbe brutto. E questo metodo di interazione con lo spazio, si può arrivare solamente all'annichilimento del rapporto tra uomo e il suo ambiente, e quindi la realizzazione di quello che diceva Boltz. Ed è per questo che io, con queste immagini, cerco di spronare proprio le persone a rivitalizzare il loro rapporto con il paesaggio. Ho scelto la Brianza come tema proprio perché c'è, cioè come spazio di indagine, proprio perché, siccome ci abito, cioè è la mia terra, ci tenevo a mostrare quello che succedeva al suo interno.
perché mi sembra un chiaro esempio, un emblematico di tutte quelle pratiche di urbanistica e individualistiche che vanno a deturpare le bellezze del paesaggio per restituire un paesaggio contrastato da, in questo nel caso della Brianza, la residua cultura agricola e il puro profilo delle fabbriche. E ho detto un esempio perché queste pratiche, purtroppo, a malincuore, succedono in tutta Italia, se non in tutto il mondo. Ho deciso di far interagire all'interno del libro, del libro, le mie foto con degli stralci, degli estratti, estratti dal romanzo Il cavallo rosso di Eugenio Corti. Poiché Corti, scrittore brianzolo, mostrava, cioè descriveva in maniera puntuale qual era il sentimento all'inizio degli anni 40 e poi successivamente nel pieno del dopoguerra, qual era il sentimento dell'abitante brianzolo con il suo paesaggio. E quindi le mie fotografie, che sono espressione della contemporaneità brianzola, si mettono in confronto diretto con quello che si sentiva invece precedentemente. Adesso ho un piccolo video da far mostrare, mentre spiego le scelte progettuali che mi hanno portato alla realizzazione del prodotto fisico in questa maniera. Il prodotto assume questa forma per il bisogno di essere un libro mostra. Dico bisogno perché il libro in sé, come forma e come oggetto, fa un percorso per la persona che lo fruisce, fa un percorso personale con il libro che magari acquista. Mentre l'aggiunta del titolo libro mostra, o più precisamente esposizione, aiuta il fruitore, un possibile fruitore di tale oggetto, a portare il percorso personale che ha fatto leggendo questo libro, mostrandolo a più persone, mostrando a più persone quello che per lui ha significato magari vedere queste immagini e leggere questi testi. Le immagini ho cercato di renderle il più quotidiane possibile, perché mi sono approcciato al luogo con il metodo ottocentesco del flaneur, perché proprio per definizione i flaneur erano coloro che giravano per la città, passeggiavano, lasciandosi ispirare da quello che vedevano nel paesaggio. E quindi mi sembrava proprio palese il fatto che questo metodo sia anche il metodo quasi consigliato per l'interazione con questi paesaggi, per riscoprirli. In conclusione, volevo leggere, adesso il video sta andando un po', lo mando un attimo avanti perché così si vedono meglio le immagini che fanno parte del libro mostra, mentre leggo la conclusione. La conclusione, ci teniamo a leggere la seguente citazione di Pasolini, contenuta all'interno di un documentario Notte Mondo nel 1974. E Pasolini affermava, per giustificare la scelta di questo suo documentario, il tema della forma di una città, con queste parole: e io ho scelto invece di difendere questo, quando dico che ho scelto come oggetto di questa trasmissione la forma di una città, la struttura di una città, il profilo di una città, volevo proprio dire questo. Io voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, e che è opera, diciamo così, del popolo, di un'intera storia, dell'intera storia del popolo di una città. Questo progetto, mostrando questi luoghi anonimi, che tuttavia sono sentimento di un rimasuglio di un'identità culturale del posto, voglio proprio spronare in primis gli abitanti ad avere dei nuovi rapporti con questi spazi e suggerire, utilizzando questa immagine come monito per tutti coloro impegnati nel mantenimento del territorio, più attente e
progettazione di qua. Grazie. Una me l'hai già risposta tu, cioè io volevo sapere quali criteri ti ha guidato nella scelta, ma te l'hai detto poco fa. E, innanzitutto ti devo fare i complimenti, perché lavoro triennale, però con dei curati, un dettaglio, un'esposizione che mi ha particolarmente soddisfatto. E invece volevo chiedersi alcune questioni legate a fotografie che tu hai scelto, quindi avrei fatto una selezione, ci mandano sì. Molto più materiali. Ho visto che c'è molto spesso un filo conduttore legato a anche un uso di una luce molto dichiarata in molto aspetto scolare, però ogni tanto me lo trovo più in contrasto con invece delle foto dove c'è un'assenza totale di questo. E quindi volevo capire questo accostamento da cosa viene. Allora, l'accostamento di queste due cose viene principalmente anche dato dall'atmosfera che si respira in quei territori, come ci possono essere delle giornate molto intense con una luce fantastica, ci sono giornate invece la maggior parte, molto spesso purtroppo, che hanno un grigiume, un grigiore molto intenso. Però poi dopo tu fai una selezione e no, no, ma assolutamente è stato deciso apposta perché sebbene quelle immagini con questi colori molto vividi, con questa luce molto intensa, sì, sempre delle ombre molto molto dichiarate, vanno in contrasto, cioè aiutano tutto questo libro che è fatto di contrasti, cioè il contrasto della scelta di un'immagine più grigia aiuta anche proprio nel veicolare il contrasto tra come dicevo prima, la matrice comune e tutto quello che è venuto dopo. Okay. E invece una curiosità, sì. Perché ogni tanto mi trovo questa rappresentazione di bianco e nero? Perché avevo iniziato... Ce ne sono tre. Perché avevo iniziato l'esplorazione provando tutte e due i mezzi, sia colori che bianco e nero, per capire per me quale restituisse meglio l'immagine, cioè dello spazio della brianza. Avevamo convenuto insieme che il colore, io e il professore Casetto, ma anche il correlatore, che il colore portava con sé una chiave di lettura in più molto utile. Tuttavia, quelle tre immagini scelte in bianco e nero, guardate in confronto con anche le altre a colori, davano molto di più l'idea del tema che portavo, molto, cioè in confronto con altre. E quindi abbiamo deciso di comprenderle al loro interno come una piccola aggiunta, una sorta di pliante aggiuntivo. Sono talmente importanti, ci tengo tanto quelle tre immagini a colori. Essendo solo tre, e essendo della stessa dimensione delle altre, la marchi. La marco molto perché riconosco il fatto che non per forza il colore veicola delle informazioni aggiuntive, molto spesso il bianco e nero può essere più espressivo, e nel caso di quelle tre fotografie lì è espressivo tanto quanto queste tre. Grazie. Grazie a voi. Qualcun altro? No, più che una considerazione, se nei complimenti, trovo molto interessante questa idea di scomporre il territorio, della brianza di comporre, senza abbandonarsi al proponimo, alla ricerca del dettaglio, del paese, del luogo, ma nel tentativo di cercare di mappare un'identità visiva che va oltre la singola città, il singolo paese. Trovo interessante una scelta che diciamo fa un paio con la decisione che si intravede in tutta questa questione del processo. Grazie mille. Allora, Matteo Montorfano, in qualità di direttore di questo istituto, conferisco il diploma accademico di primo livello in progettazione grafica e comunicazione visiva con la valutazione di 109 su 110. Complimenti. Grazie.